da girare in tema di diffusione del virus, quindi se è possibile vorrei condividere un file Excel dove raccolgo questi dati e quindi avere poi un quadro completo di qual è la situazione oggi ad Acireale. Prego, signor Sindaco. Allora. Allora, voi lo vedete questo? Sì, aspetti, signor Sindaco, leggiamo che sta iniziando a condividere un contenuto. Io personalmente non vedo nulla, non so se voi. No, al momento sì, ecco, ora sì. Siete? Sì, prego, signor Sindaco, si vede. Allora, Sì, si vede. diciamo che il dato, la situazione per cui noi oggi siamo in zona rossa è legata ai nuovi positivi che giornalmente vengono inviati. Come ho detto tante volte, il dato che è significativo sono il numero dei nuovi positivi nell'ultima settimana. Quindi se oggi è il giorno 20, tornando indietro fino al 14. Quindi noi abbiamo avuto 12 nuovi positivi il 14, 10, 24, 14, la domenica non viene inviato il dato, 0, e poi invece ieri 35 e oggi 36. Quindi mentre il dato di lunedì, che erano 35, raccoglieva sia quelli della domenica sia quelli dei 2 giorni precedenti, è meno inquietante. Sono 36 nuovi positivi, ci continua a fare stare sopra la soglia, perché la soglia per Acireale, visto che abbiamo 52.000 abitanti, è 130 positivi nell'ultima settimana. E quindi, se vedete da quando è stato l'ASPA aveva segnalato questa situazione, siamo stati abbondantemente sopra. Ieri eravamo scesi sotto, però oggi ancora siamo sopra. E questo è molto più facilmente visibile dal grafico. Questa è la linea della soglia oltre il quale si va in zona rossa e noi siamo stati sopra, e adesso oggi, anche oggi, siamo nuovamente sopra. È chiaro che rispetto a quello che è avvenuto nel periodo di dicembre, gennaio, novembre, dicembre, gennaio, la situazione è migliore, però rispetto al periodo da febbraio ad oggi c'è stato un sensibile peggioramento della situazione. Situazione che volevo fare vedere questo grafico, l'andamento dei positivi per giorno. Questo dato invece riporta non i nuovi positivi, ma i soggetti che sono attualmente positivi. E come potete vedere in questo siamo tornati a livelli preoccupanti, perché in questo momento ci sono circa 330, poi andremo sul dato specifico, circa 330 positivi. Il giorno 20 aprile ci sono 330 positivi, soggetti positivi ad Acireale, quindi l'andamento è stato che si era appiattito, eravamo arrivati anche a intorno a 100 positivi e improvvisamente risalito. E un dato che può essere interessante andare a verificare è come è distribuita l'andamento dei positivi. Vedete che in grigio è la fascia 60-100, che in questo mentre all'inizio aveva anche questo un valore, scusate, il telefono. Mentre questo dato, la fascia superiore ai 60 anni prima aveva una presenza significativa, adesso si è abbassato. Questo probabilmente anche grazie all'attività di vaccinazione che è in corso. Quella che sta in questo momento incidendo maggiormente nel peggioramento delle situazioni è la fascia 30-60, che è quella schizzata più in alto, mentre non è così drammatica la situazione dei 0-30 fino a 30 anni, quelli al di sotto dei 30 anni. Se guardiamo al dato complessivo per
della situazione che noi abbiamo. In questo momento quindi sono 330, sono 317 quelli ricoverati, quelli a domicilio, 9 ricoverati in ospedale e 4 in altra struttura. Questo è l'andamento, la distribuzione per età. E quindi abbiamo uno ricoverato all'ospedale nella fascia 40-50, due nella fascia 50-60 e così via. Mentre lunedì, sabato, mi risultavano due bambini, uno di 3 anni e uno che ancora doveva compiere un anno, ricoverati in ospedale. Questi non sono più riportati come in ospedale e quindi da questo punto di vista la situazione è migliorata. Qual è la prospettiva? Io ho chiesto questa settimana per sabato e domenica di fare uno screening di massa a Capomulini, quindi invito tutti quanti a partecipare a tutti quelli che chiaramente ancora non hanno fatto il vaccino, a partecipare a questa opportunità che ci viene data dall'ASP, chiaramente tenendo conto anche di eventuali contatti con cui con positivi con cui sono entrati a contatto. Stiamo procedendo anche adesso, oggi veniva dato l'affidamento per l'intervento per realizzare l'hub vaccinale al Pala Tupparello e oggi ho parlato anche col commissario Liberti per individuare, per definire una diversa locazione per l'equipe che si occupa di fare i tamponi al PTA, quindi all'ospedale vecchio, perché questo crea gravissimi problemi di circolazione. Quindi l'ipotesi è di portarlo o all'ospedale nuovo, quindi all'esterno dell'ospedale nuovo, creare questo circuito stradale per poter fare i tamponi, o nella zona del Tupparello. Chiaramente più complicato all'interno del Pala Tupparello dove faremo lab, non è possibile perché per questi è proprio necessario l'ingresso e l'uscita in auto e quindi si creerebbe delle condizioni di poca sicurezza per le persone invece che accedono a piedi. Niente, quindi questa è la situazione. Se avete domande sul tema, sono a vostra disposizione.